Difficile l'approccio alla nuova trilogia di Charles Burns, che richiede al lettore uno sforzo di volontà e intelligenza per non cedere alla tentazione di mollare l'osso dopo il catap lisergico e apparentemente inconcludente dei primi due albi. Ma alla luce delle rivelazioni dell'ultimo volume, Sugar Skull, appena uscito per Rizzoli Lizard, la sceneggiatura si rivela invece a posteriori una parabola precisa, un'allucinazione lisergica, surreale e metafumettistica, che descrive l'incapacità di diventare adulti e il rifiuto di assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Una trama che tutto sommato potremmo definire addirittura normale, almeno per gli standard dell'autore americano. Di sicuro una seconda lettura è praticamente d'obbligo per svelare pienamente l'intreccio e sollevare un velo su situazioni e dialoghi che a un primo sopralluogo si erano rivelati criptici o inconsistenti. La trama si dipana su due realtà intrecciate. La prima racconta la vita del giovane Doug, un'eterna adolescenza fatta di patetiche aspirazioni artistiche e incapacità di comprendere pienamente gli altri, e la sua storia d'amore con Sara, tutta giocata su diversi piani temporali. La seconda, omaggio anche grafico al cartoonist belga Hergé, è un trip in un mondo da interzona, nel quale l'alter ego di Doug, Nit Nit, il contrario di Tenten, scopre l'alveare, il luogo dove vengono procreati e generati nuovi feti. Nel terzo albo, la sceneggiatura chiarisce tutti i punti volutamente oscuri della trama, con un Doug imbalsito dopo aver trovato il modo per scappare da Sara e dalle responsabilità che la vita gli ha gettato addosso, rifugiandosi nuovamente in una casa dei genitori, autocommiserandosi e rimpiangendo quello che ha perso per sempre. Ma per Doug è comunque meglio rimanere dentro una metaforica stanza chiusa a chiave, un luogo caldo e sicuro come un ventre materno, dove esistono solo certezze, al riparo dalle variabili del mondo. Milou, il cane bianco di Tenten, è trasfigurato nel gatto nero Inky, che forse col suo freddo sguardo felino rappresenta la coscienza e giudica il fallimento umano di Doug. Leggere Burns è come ascoltare il feedback di una chitarra elettrica, il rumore bianco che riempie i timpani e vibra nel tuo corpo segnato dalle cicatrici, con le immagini che ti colano nella testa e risalgono fino agli occhi. È come subire un'innesta alla Cronenberg, come viaggiare in un mondo mutato di Barrocks. È come un coltello che incide la carne morbosamente, che taglia le linee, che ti fa uscire dalla tua pelle, sezionandoti il cuore, che ti trasforma in qualcos'altro. Una lama d'argento che, bagnata dal sangue, riflette la codardia degli uomini, l'incapacità di preservare le cose belle, come un cielo terso sopra le nostre teste e un sorriso che si sarebbe voluto eterno. Un fiume rosso in piena che porta via materiale biologico, ma non lava le nostre coscienze di uomini inadeguati e irresponsabili. Come scrive il Guardian, una magistrale, vivida e impietosa analisi del senso di colpa maschile.